Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura la situazione drammatica dell'area parcheggio in via Circonvallazione, letteralmente sommersa dai rifiuti, una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto con siringhe e ingombranti. Siamo stati questa mattina in zona con le nostre telecamere. Inaugurazione ieri a Bosco Trecase del primo centro vaccinale. Perfetta integrazione tra ospedale e territorio. Parliamo di politiche sociali, promuovere lo sport e favorire l'inclusione. Questi gli obiettivi dell'assessorato alle politiche sociali del comune di Torre del Greco. Ne abbiamo parlato negli studi di TV City. Intervento ieri dei volontari del corpo GAV per salvare un gattino incastrato tra gli scogli di via Calastro. In chiusura le iniziative di questa mattina all'Istituto De Nicola Sasso di Torre del Greco in occasione della Giornata Mondiale delle Api. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Siamo nell'area parcheggio di via Circonvallazioni, ex isola ecologica, proprio alle spalle della scuola Nazario Sauro. Come potete vedere, la zona, nonostante non sia più un'isola ecologica, è utilizzata comunque come una discarica abusiva. Anche qui, ai miei piedi, ci sono rifiuti di ogni tipo, cumuli di sacchetti buttati in maniera illegale, ma soprattutto ingombranti e pezzi di mobilio come materassi o scarti di legno. Quello che però sconvolge maggiormente è l'utilizzo della zona. Fra l'erba alta abbiamo trovato numerose siringhe, numerose scatole di farmaci, alcuni preservativi utilizzati, fazzoletti e quant'altro. Evidente che quindi l'intera area venga usata per qualunque scopo illecito o comunque poco consono a quello che è un parcheggio aperto al pubblico. È evidente, anche se ora siamo in piena mattinata, che l'area non sia assolutamente illuminata. Mancano infatti lampioni o qualunque tipo di fonte di luce, mancano telecamere di sorveglianza e generalmente sono assenti i controlli. A prescindere anche dai comportamenti dei cittadini, è evidente che l'area sia sotto incuria. Le erbe alte, l'asfalto dissestato, tutti segni di un'amministrazione che sembra aver completamente dimenticato la zona. Eppure parliamo di un'area che è di fronte a una scuola, scuola frequentata anche ora con la riapertura dai bambini. Una zona che comunque è frequentata dalla cittadinanza di Torre del Greco. Ricordiamo che ogni venerdì mattina qui a fianco si svolge il mercato e l'intera area è adibita a parcheggio per tutte le persone che vengono a fare acquisti. Anche qui potete osservare che le piante e le erbacce stanno crescendo al di sopra dei cumuli di immondizia, inglobandoli completamente. Fra i tanti sacchetti trovati, molti contengono scarti evidenti di uffici, ad esempio bicchierini del caffè monouso o scarti di fotocopiatrice. È evidente quindi che siano anche gli uffici presenti in zona a utilizzare questo posto come discarica. In questa zona possiamo notare tantissimi scarti di costruzione, come sacchi pieni di muratura o di mattonelle. Fra i rinvenimenti più particolari, però, c'è una sacca piena e sigillata contenente del plasma a uso medico. L'Associazione Università Verde ha presentato un progetto per riabilitare l'intera zona. Un parco verde che possa diventare un simbolo di bellezza e pulizia ed un polmone naturale per i giovani alunni dei plessi scolastici vicini. Tuttavia, a quanto pare, l'amministrazione sta già pensando di rendere l'area un punto di raccolta per rifiuti ingombranti ed un'area cani, confermando quindi la destinazione a discarica e condannandola al degrado. Inaugurato il nuovo punto vaccinale di Bosco Trecase. Primo esempio in Campania di integrazione tra l'ospedale, il Covid Hospital ed il territorio. Il centro, allestito presso l'Istituto Comprensivo Prisco, è composto da 8 box accettazioni, 8 punti vaccinali, per una capacità di circa 1000 vaccinazioni giornaliere. Il nuovo centro è dotato di una sala con 2 postazioni di pronto soccorso,
una sala farmacia per l'allestimento dei vaccini e servizi igienici per pubblico ed operatori. Al taglio del nastro, ieri pomeriggio, erano presenti il direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto, il direttore sanitario, Gaetano D'Onofrio, il direttore sanitario del Covid Hospital di Bosco Trecase, Savio Marziani, ed il sindaco di Bosco Trecase, Pietro Carotenuto. Siamo noi come azienda sanitaria a dover ringraziare lui e l'istituto comprensivo, la dirigente scolastica che ci ha messo a disposizione questo sito per mettere insieme un altro tassello, un altro pezzo del progetto che l'azienda sanitaria Napoli 3 Sud sta portando avanti, ossia quella di avere il maggior numero possibile di siti vaccinali dai quali ripartire. Quello che stiamo facendo in queste settimane è quello che diceva il sindaco prima, cercare di combattere questa guerra, cercando di arrivare alla vaccinazione del target di popolazione che ci consenta di raggiungere l'immunità di gregge nel più breve tempo possibile. L'ambizione di riuscire a fare durante quest'estate, già nel periodo estivo, e da ripartire così in un periodo post-estivo davvero con un passo diverso. Questo è un momento epocale anche per questo territorio. Gli operatori che in questi mesi hanno dato veramente tutto loro stessi per combattere questa battaglia a fianco della cittadinanza, della popolazione, sono stati encomiabili. Questa struttura è stata una struttura di cura, la struttura più importante del territorio dell'azienda sanitaria Napoli 3 Sud, alla quale credo tutti noi come management, ma la cittadinanza tutta deve allo sforzo e alla sfida che hanno saputo raccogliere e al cambio di passo che ha avuto questa struttura sanitaria in questo ultimo anno. La nostra ASL ha aperto 21 punti vaccinali, alcuni negli ospedali, tipo di Chiequenze, Pelle della Trocchia, Castellammare, Torre del Greco, gli altri territoriali. In questo territorio, invece, per la prima volta gli operatori dell'ospedale entrano all'interno di un meccanismo territoriale per completare un percorso non più di cura ma di prevenzione. Il comune di Torre del Greco è vicino alle famiglie, ai minori e ai disabili. È il senso delle attività messe in campo e degli obiettivi da raggiungere. Ne ha parlato negli studi di TV City l'assessore alle politiche sociali Maria Pirozzi. Le attività fatte, finora svolte dal momento del mio insediamento, presuppongono innanzitutto la presentazione di due progetti in adesione a un bando indetto direttamente dal Dipartimento delle Politiche della Famiglia, che presuppone la partecipazione appunto per un importo di 156.000 euro. Il primo progetto, dicevamo, sono due progetti. Il primo progetto, il titolo è Sportivamente, la tematica è la famiglia come risorsa, il tema, e riguarda appunto la possibilità di utilizzare lo sport, naturalmente per i minori, come strumento di sviluppo della personalità, chiaramente del minore, da un punto di vista sociale, psicologico e culturale. Il secondo progetto invece viene denominato Inclusivamente e rappresenta proprio la partecipazione dei soggetti portatori di disabilità a questi laboratori ludici ricreativi per un importo di 200.000 euro. Quindi insomma si tratta di due progetti molto interessanti che creeranno sinergia e inclusione appunto nei confronti di soggetti con difficoltà. Promuovere lo sport e favorire l'inclusione. Queste le finalità delle progettualità pensate e illustrate nel corso dell'intervista dall'assessore. Un momento importante per il territorio perché consente appunto a questi soggetti rispetto ai quali tutti abbiamo una grande sensibilità, la possibilità di dedicarsi ad attività non prettamente culturali come la scuola, ma appunto riguardano attività collaterali
e indispensabili per la crescita di questi soggetti. Per il 30 noi contiamo per entro fine settembre di farli partire. Obiettivi a breve e a lungo termine, nel segno di una pianificazione e programmazione che intende rispondere alle richieste e alle esigenze del territorio. Il primo mio obiettivo è quello dell'organizzazione dell'ufficio mediano, perché come evidentemente ha appena finito di illustrare il dottore Grimaldi, è fondamentale avere che l'ufficio di piano funzioni, questo per consentire il recupero delle risorse che ci offre praticamente la regione piuttosto che fondi europei e coordinarli con quelle che invece ahimè sono le poche risorse, sebbene praticamente utili e funzionali del comune. Dopodiché poi provvederemo a utilizzare anche una serie di risorse comunali che riguardano sempre al fine di soddisfare le esigenze del territorio. È stato previsto l'utilizzazione di risorse che non sono state spese negli anni precedenti e concentrarle in particolare nella voce asilo nido praticamente, e quindi per potenziare sempre e migliorare con il funzionamento di queste strutture, insomma, che partono destinate ai bambini. Cerchi di rompere la rete. È uscito, mo va nella gabbia, vai nella gabbia! Vai dentro la rete, che scurita, vai! Chiudila! Bravo! Volontari salvano un gattino incastrato fra gli scogli. L'intervento si è svolto ieri pomeriggio lungo il litorale di via Calastro. L'animale, forse alla ricerca di qualcosa da mangiare, era rimasto incastrato fra gli scogli che costeggiano il litorale di via Calastro, ai piedi delle palafitte di un lido. Il gattino aveva subito una grave ferita al collo e alla testa. I residenti, allarmati dai suoi miagolii di aiuto, hanno allertato i volontari del GAV. Solo l'impegno delle guardie ambientali Franca Bussola, Nunzia Guarracino e Ciro Serpe ha portato al recupero dell'animale. Il gatto è stato affidato immediatamente alle cure dei veterinari dell'ASL Napoli 3 Sud e sembra già essere fuori pericolo. Al termine del processo di guarigione, i volontari si occuperanno di trovargli una casa dove potrà essere accudito ed amato. Sensibilizzare i più piccoli sull'importanza della protezione delle api è il senso della giornata mondiale che si celebra il 20 maggio. Non sono mancate iniziative all'Istituto De Nicola Sasso di Torre del Greco, con l'intervento di un esperto apicoltore. Protagonisti di una lezione pratica, gli alunni di due classi del plesso Sasso. Soddisfatta la dirigente scolastica Alessandra Tallarico. Questa mattina c'è stata una bellissima uscita didattica che ha visto coinvolti le due classi del plesso Sasso, scuola primaria, classi seconde, a questa uscita didattica che si è svolta al plesso sede centrale di Nicola. In effetti loro hanno seguito una lezione pratica da un esperto apicoltore proprio sul magico mondo delle api. È stata una bellissima lezione alla quale ho assistito anch'io come dirigente scolastica, quindi interessantissima. Le due classi sono state divise in due gruppi, quindi un gruppo ha seguito la lezione pratica grazie all'apicoltore che è venuto stamattina a scuola, e l'altra metà della classe invece ha eseguito delle schede didattiche predisposte dalle loro docenti di classe. È stato davvero molto interessante, anche perché sembrava veramente di cominciare come vecchi tempi, quindi sembrava veramente di ritornare quasi alla normalità, perché gli alunni hanno ricominciato a socializzare, a relazionare tra di loro, quindi è stata davvero una bellissima esperienza. Naturalmente il tutto si è svolto nel cortile, quindi all'aperto, mantenendo comunque le dovute distanze di sicurezza a causa Covid, quindi comunque cerchiamo sempre di stare molto attenti. Però diciamo che già è un inizio, è un auspicio, si spera anche in futuro di organizzare altre attività come queste, perché è veramente risultata interessante. Anche gli alunni facevano diverse domande, incuriositi, ovvio, di questo magico mondo delle api, sono veramente stati entusiasti nel seguire questa lezione, anche perché l'apicoltore ha portato anche proprio la teca con le api, quindi ha spiegato questo magico mondo anche
facendo vedere anche i prodotti che producono le api, il miele, la propoli e quant'altro. E sono state anche omaggiate di un vasetto di miele, quindi erano veramente entusiasti. E vedere nei loro volti un po' di serenità e felicità non può fare altro che piacere alla dirigente e anche ai docenti stessi. Io sono apicoltore, ho una piccola azienda agricola, apistica, e gestisco questi alveari che sono tra il Parco Nazionale del Vesuvio e quello del Cilento. E siamo qui in questa scuola di torre per la giornata delle api, che è fondamentale appunto per il mondo. Gli insetti in generale sono molto importanti per tutto l'ecosistema, in particolare le api ci permettono comunque di avere frutti e tanti ortaggi di cui ci alimentiamo. Quindi dobbiamo stare sempre più attenti a questi piccoli animali che, anche se un po' invisibili, permettono la vita come la conosciamo. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete contattare la nostra redazione inviando un'email all'indirizzo redazione@tvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani.